All'entrata della città l'abbiamo fatta nel 2010 e quindi poi nel seguire il tempo abbiamo visto che il Papa Ratzinger è andato all'Aquila e ha lasciato la stola sulla bara di Celestino V. E quindi un percorso, anche perché Papa Ratzinger veniva da Burghausen, da un paese di Burghausen, e che Burghausen era anche gemellato con la città di Sulmona, sindaco, oltre ad essere presente nella giostra cavalleresca di Sulmona. E allora il percorso, l'annuncio che abbiamo dato è tutto quello che vogliamo fare. Chiudo dicendo che, tra le altre cose, non lo pronuncio stasera perché prima lo voglio sottoporre, ed è giusto che sia sottoporto, a Sua Eccellenza Monsignor Vescovo, che ringrazio per essere venuto e al quale vorrei tributare un applauso per essere tra di noi. Dopo che lui ha mandato questo progetto, è un progetto che vuole rendere più accessibile quella meta, che è la meta nella quale Celestino V ha soggiornato per numerosissimi anni. Il fatto che è stata a Sulmona 50 anni significa che deve essere preso in considerazione e commemorato giustamente. Noi dobbiamo fare la nostra strada, guardare la strada che hanno fatto gli altri, apprezzare quello che hanno fatto per la strada che hanno percorso, ma altrettanto incominciamo noi e non ci fermeremo con questa manifestazione. Ci fermiamo soltanto quando abbiamo realizzato il fatto che Sulmona diventi il centro della pace europea e quindi la nostra Europa. Viva Sulmona, viva gli amici e il popolo della giostra, i volontari che ogni giorno lavorano per far sì che venga fuori questo evento. Grazie Eminenza, grazie Paolo Mieli, grazie Presidente dell'Assemblea della Fondazione Casa del Risparmio, Fabrizio Marinelli. Sentite le parole del Presidente, mi verrebbe veramente da dire Sulmo mi patria est, no? E questo mi... sì, perché la passione è dell'uomo per l'inno, ha parlato con il cuore il Presidente Taglieri, davvero. E a proposito di cultura, a proposito di storia, tanto cara al nostro Paolo Mieli, abbiamo appunto l'avvocato professore Fabrizio Marinelli, che soprattutto è presidente della Deputazione di Storia Paleo-Abruzzese, un ente veramente molto molto importante in questa nostra regione, attualmente con grandissimi presidenti, prima del professor Marinelli, a cui cedo la parola per un'introduzione sui temi di questa serata e arriviamo al dunque di questo confronto tra queste due eccezionali personalità qui con noi al Teatro Caniglia. Prego, avvocato Marinelli. Grazie, compito non agevole quello di presentare Sua Eminenza il Cardinale Zuppi e Paolo Mieli, per cui io ho pensato di ricordare per il Cardinale Zuppi due grandi arcivescovi di Bologna, che sono Prospero Lambertini, che nella metà del Settecento rilanciò la diplomazia vaticana, poi è diventato Papa come Benedetto XIV. E poi Giacomo della Chiesa, che è diventato Papa come Benedetto XV durante un periodo difficilissimo, cioè la Prima Guerra Mondiale, che lui chiamò l'inutile strage, quindi il tema della pace era presente. E poi vorrei ricordare il Cardinale Carlo Gonfalonieri, che è il prozio del Cardinale Zuppi, che è stato arcivescovo dell'Aquila
dal 41 al 50 e che quindi ha un bellissimo ricordo del nostro Abruzzo, pubblicato in un libro proprio dedicato agli anni aquilani. Presentare Paolo è ancora più difficile perché ormai ci vediamo ricorrentemente in occasione dei dibattiti che la Fondazione della Cassa di Risparmio organizza ciclicamente in tutta la provincia dell'Aquila e col quale intessiamo un rapporto sulla storia sempre interessante. Bisogna parlare di pace oggi. Celestino V nasce nel Molise, poi viene a Sulmona, poi va all'Aquila, è un po' il collegamento. Io mi sono lamentato, Angelo lo sa bene, che con due guerre, una in Europa e una vicino, questo territorio non abbia preso delle posizioni forti a difesa della pace. Bene, oggi questo convegno di oggi è un inizio di questo cammino per la pace, diciamo è un mattone per la costruzione della casa della pace. E a proposito di mattoni, io vorrei riprendere un passo di Italo Calvino nelle Città invisibili, dove Marco Polo dialoga in Cina con il Kublai Khan, che è l'imperatore della Cina, il quale gli chiede a Marco Polo come sono fatti i punti. Noi dobbiamo sempre costruire punti e mai costruire muri. Come sono fatti i ponti in Europa? E Marco Polo gli dice: sono fatti di mattoni, e si mette a raccontare il mattone, come viene fatto, come viene messo nella fornace, come viene costruito con la calce impastata insieme agli altri mattoni. Kublai Khan si arrabbia e dice: non mi interessa i mattoni, mi interessa il ponte. E Marco Polo gli risponde: già, ma senza i mattoni non c'è il ponte. Grazie. Grazie al Presidente della Deputazione Storia Patria. Il Presidente Taglieri giustamente voleva sottolineare la presenza delle autorità civili e militari nella foga di quel discorso di cuore. Non è stata una dimenticanza, credo che un applauso vada tributato alle autorità che oggi ci fanno l'onore di essere presenti con noi. Allora, peraltro è stato citato il Cardinale Confalonieri. Del Cardinale Confalonieri, la famosa maschera che vedete nella mostra qui, bellissima mostra dell'Associazione Fotografica Sulmonese, quella maschera di cera che proprio a Sulmona nel 2010 si squaglia nell'orecchio destro e viene cambiata nell'attuale allestimento di una maschera d'argento. Noi preferiamo quella dell'Arcivescovo Confalonieri, però vabbè, non vogliamo innestare guerre diplomatiche, visto che vogliamo parlare di pace è meglio lasciare da parte le polemiche. Io lascio la parola al maestro per questo confronto con Sua Eminenza, perché abbiamo Paolo Mieli e Ubi Maior. Dovrei darti del tu, ma non ci riesco. Devi, la parola... devi darmi del tu. Però i maestri si dà del lei. Ma prego, maestro. Prego. Sono assolutamente un maestro. Massima aspirazione è essere così uno studioso giornalista come il cardinale Zuppi, cioè da strada, una persona che non si dà, insomma, lo vedrete adesso, ma l'avete probabilmente già conosciuto, l'avete visto in pubblico in occasioni televisive, è una persona che mai ho visto darsi un tono. Permettetemi anche a me prima di tutto di ringraziare a lui di essere stato in parola. Io non ne dubitavo, però quando facemmo quella prima sessione in cui ci collegammo, come ricordavate prima voi, per via telematica, molti, mentre uscivo, dubitavano che poi avremmo fatto veramente questa cosa. Io non ne ho mai dubitato perché conosco gli miliardi di impegni, riconosco proprio dettagliatamente, perché poi quando sono vicino all'organizzatrice segreta di questi incontri, che è Greta Salve, mi informa
fatemi un applauso davvero, perché io ringrazio il presidente Taglieri e il presidente Marinelli, ovviamente un ringraziamento per un episodio che rimarrà nella mia vita, perché io sono convinto che i lapsus vogliono sempre dire qualcosa. Se il sindaco mi ha nominato cardinale, ogni volta che incontrerò in televisione il cardinale Zuppi gli dirò: cardinale, ricordati che almeno un giorno nella mia vita sono stato cardinale anch'io, perché se l'ha detto vuol dire che così mi pensa e così mi vede in fondo al cuore. Ma lo so che il sindaco mi vuole bene, e più dimostrarmelo di così non so che altro chiedere. Il Papa, la prossima volta gli chiederò di nominarmi Papa. Ma per me il rapporto a quello di cui stiamo parlando, il perdono, la giustizia e la pace, l'incontro con Don Matteo, così lo chiamano ancora i suoi amici e le persone che l'hanno conosciuto, è un incontro particolare, perché è una persona che mi ha fatto cambiare opinione, nel senso che, entrando nel concreto delle cose di cui dobbiamo parlare, all'inizio della guerra d'Ucraina io sono stato diffidente nei confronti di quello che avrebbe potuto fare la Chiesa Cattolica Romana, nel senso che tutti i pontefici in tutte le guerre dichiarano il proprio impegno per la pace, ma rimangono parole. Il cardinale Zuppi invece, anche lì partendo per una missione sulla quale io avevo milioni di perplessità, perché dicevo figurati, e poi si impegnava su una cosa particolare di cui adesso dirò, che era la restituzione dei bambini ucraini che erano stati rapiti nei primi giorni della guerra, dell'aggressione, all'indomani del 24 febbraio del 2022. Dicevo, vabbè, insomma, sono almeno lui ha il merito, ecco, questo glielo riconoscevo, almeno il merito di indicare una cosa concreta da fare. E quando abbiamo avuto già delle discussioni, io le facevo presenti queste mie esitazioni. Bene, quest'uomo, l'uomo che è a fianco, un uomo che io ricorderò tutta la vita, perché non è un uomo che usa parole di perdono e parole di pace, ma un uomo che durante le guerre fa il perdono e fa la pace. È un uomo che quei bambini, lui non ne parlerà perché ha un impegno con se stesso e non citerà mai questi casi, ma io ho avuto provato da testimoni diretti che bambini, lui è riuscito durante la guerra a fare quello che nessuno riesce a fare, cioè a operare per la pace mentre la guerra è ancora in corso. Poi quando ci sarà la pace per fortuna ci sarà, quel giorno, allora quel giorno quei nomi li faremo e quel giorno gli renderemo onore, magari fosse in occasione della giostra, perché la giostra è una cosa importantissima per il suo valore simbolico, per quello che porta con sé, per la storia di secoli e secoli in cui quel giorno mi piacerebbe tornare, anche senza la sua presenza, non lo possiamo obbligare il cardinale Zuppi a essere tutti i giorni sul Mona, però quel giorno verrò io e racconterò quello che ho saputo di quello che lui ha fatto in questo periodo. E che cosa significa il perdono? Io me lo sono domandato spesso durante questo periodo. Significa stringere mani insanguinate, perché quando uno opera per la pace deve incontrare mani insanguinate e stringerle senza andarsene pensando poi me ne vado a lavare queste mani perché mi fa schifo aver stretto delle mani insanguinate, ma capire che ha un senso, il perdono è un senso pieno, è un esercizio, è una cosa che si fa, e in quel momento quella mano insanguinata stretta per rilasciare un bambino significa tantissimo. È così che si costruisce la pace, non facendo
chiacchiere, partecipando a discussioni, facendo ognuno il più realista del re, tifando per una parte, non volendo incontrare quelli della pace. La pace, come è noto, si fa con i cattivi, i buoni, ognuno poi giudica chi sono i buoni e chi sono i cattivi, la si fa facendo incontrare i buoni e i cattivi, se no non ci sarebbe stata la pace dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo la prima e dopo tutte le infinite guerre in cui la Chiesa, non è la prima, perché poi noi parliamo solo delle guerre mondiali, ma ci sono state altre guerre, Mozambico è stata una delle vicende più drammatiche, dove la comunità di Sant'Egidio ha avuto una parte fondamentale, ma insomma non voglio parlarvi di altre cose, voglio lasciare la parola al Cardinale Zuppi dicendo che è un vero uomo, cioè è un vero essere umano, anzi non uomo, un vero essere umano, è un essere umano che tiene i piedi per terra, che con gentilezza fa cambiare opinione alle persone come me, con gentilezza, con garbo, con il sorriso, e per me essere suo amico è una cosa che mi riempie di gioia, mi riempie di intelletto. State per incontrare un uomo molto particolare. Io gli devo molto, non quanto al sindaco di Sulmona, però quasi, ed è così, è un onore per me cedergli la parola. Grazie Matteo, grazie uomo, essere umano Matteo. Beh, avete capito perché l'ha fatto cardinale questo? Dunque no, io magari diciamo ringrazio ovviamente tutti quanti di questa opportunità e ringrazio da subito Paolo per le parole esageratamente, davvero lo dico con molta convinzione, perché penso che tutti quanti noi facciamo sempre troppo poco rispetto anche alle possibilità che abbiamo. Io molte volte pensiamo, ma io che cosa posso fare, che cosa possiamo fare? Allora c'è un grande realismo, no? Perché altrimenti poi uno pensa di fare Napoleone, e non lo è, insomma, un tempo se uno andava in giro con la giacca di Napoleone lo portavano subito allo psichiatrico, no? Adesso ho paura che ognuno di noi si sente chissà che cosa, poi c'è lo scontro con la realtà, con il limite, con... ecco. Però penso che dall'altra parte siamo molto rinunciatari e che le possibilità che abbiamo dobbiamo sfruttarle tutte quante. Io, uno può dire, ma che Sulmona può star a fare? Sentite, non lo so, ma è sicuro che porsi dei grandi sogni, entrare nelle misurarsi con le difficoltà del mondo e portare tutta la nostra aspirazione, io credo che è qualcosa a cui non dobbiamo mai dimettere. Cioè, qualche volta siamo, e in particolare un po' un virus a mio parere che gira per l'Europa, no? Che è anche molto segno del chiudersi, del accontentarsi di piccole prospettive, perché poi la speranza ha un prezzo, i sogni chiedono anche ovviamente un coinvolgimento, chiedono un impegno, il sacrificio, non c'è dubbio, ecco. Per questo sono contento, perché poi il parlare, il dialogare, tanto più con un uomo adesso, davvero non voglio restituire perché lo conoscete, lo conosciamo da decenni, tra le persone più acute nel comprendere e anche con molta libertà, con molta conoscenza, con molta storia. E guardate, non si capisce l'oggi senza la storia e non si sa guardare al futuro senza comprendere la storia. Per questo è importante, io credo, dopo io ovviamente gli restituirò la conoscenza, la capacità storica, perché questo ci può permettere anche di guardare con consapevolezza il nostro presente senza dover ricominciare sempre da capo, perché qualche volta ho l'impressione che siamo senza memoria.
cioè parliamo di cose che riguardano molti di noi. Abbiamo parlato delle prime, delle due guerre mondiali, che soprattutto la seconda, ma ovviamente anche così tanto legata alla prima. Penso che alcuni nostri genitori, alcuni nostri nonni, qualcuno l'ha fatta tutte e due. E la nostra storia nasce da lì, l'Europa nasce lì, il nostro paese nasce lì. Per questo credo che le parole che poi riascolteremo di Paolo, e soprattutto quello che lui in tanti modi davvero con molta sapienza, in un paese un po' smemorato, continua a farci capire la complessità dei problemi e allo stesso tempo a rendere questa accessibile senza la semplificazione, cioè senza la banalizzazione. Credo che questa è la grande capacità di Paolo. Due ultime cose, una che mi hanno colpito, la cosa dei mattoni, no? È molto giusto. E guardate che i mattoni siamo noi. Io credo che la pace è fatta anche di tanti piccoli mattoni, e la tenuta anche della pace, o la ricerca della pace, è composta di tanti piccoli mattoni. Quel ponte, ha ragione effettivamente, no? La descrizione, la risposta di Marco Polo che abbiamo ascoltato, perché non, senza i mattoni, poi noi pensiamo a un mattone da solo che può fare nulla, ma inserirsi in uno sforzo, in un disegno, a cui io credo che l'Europa e l'Italia anche è tenuta per la storia, per l'eredità che chi ha perso la vita, chi si è sacrificato, chi è stato coinvolto nelle due guerre mondiali, in particolare nella seconda, ci affida. Quindi davvero di buttare giù i muri e costruire dei ponti. Abbiamo una realtà straordinaria come quella dell'Europa, a mio parere, perché le frontiere dove si sono ammazzati milioni di persone per secoli, non soltanto pensiamo agli ultimi, ma per secoli, sono diventati dei punti di una cerniera e non un muro, per cui si unisce, no? Questa è la grandezza dell'Europa, l'immaginazione della pace, per cui l'Europa che appunto ripudia la guerra, e non la ripudia soltanto in maniera così affermativa, ma costruendo, rendendo per esempio le frontiere da muri, da trincee a cerniere. Credo che questa è una responsabilità nostra di continuare a far sì che siano tali, e che le tante trincee che purtroppo in questi ultimi anni, in questi decenni, in questi anni in particolare, si stanno riscavando, possano trovare delle soluzioni. L'altra cosa che mi ha colpito è l'importantissimo discorso di Paolo sulle mani insanguinate, perché la pace si fa con chi fa la guerra. Questo può creare, guardate, non pochi problemi, perché poi tanto più in una generazione come la nostra, che ama la polarizzazione, che siccome la complessità del mondo richiede conoscenza, attenzione, richiede di uscire da sé, di mettersi in relazione agli altri e non fare viceversa, cioè che cos'è che mi interessa, perché al centro ci sono io e la relazione è tutto verso di me, pensare al contrario, e facilmente ci si perde di fronte a una complessità che sfugge tante volte anche a una comprensione chiara, no? Molti di noi siamo cresciuti, il mondo erano due blocchi, ma grosso modo la geografia era molto chiara. Oggi è tutto molto più complicato, emergono altre forze, c'è un pluricentrismo, e soprattutto gli strumenti che dopo la Seconda Guerra Mondiale la comunità internazionale si era data, penso soprattutto all'ONU, e sono largamente insufficienti per tanti motivi ad aiutare a sentire una protezione che possa mettere un po' d'ordine in un mondo così confuso. Bisogna fare la pace, certo,
bisogna parlare con chi, senza mai dimenticare la storia e anche la giustizia. Allora, finisco con questo, cioè il rapporto fra queste tre parole che oggi ci siamo dati, ci avete dato, pace, giustizia e perdono. Era un documento peraltro proprio straordinario di Giovanni Paolo II, non c'è pace senza giustizia, ma non c'è giustizia senza perdono. Andiamo male su tutto, andiamo molto male su tutto. Ci abituiamo a guerre che durano per decenni addirittura. Il rapporto tra pace e giustizia viene qualche volta dimenticato nei due sensi, per cui non c'è la pace finché non sia ottenuta tutta la giustizia, e qualche volta però il rischio è che la giustizia diventi un'idea non verrà mai raggiunta. Ma dall'altra parte, quanto è vero che non possiamo dimenticare le responsabilità? Non è tutto uguale, dare la mano a tutti, dare la mano anche a chi ce l'ha insanguinata, non vuol dire mai dimenticare le responsabilità di ciascuno, ma appunto trovare tutti i modi perché si possa ricostruire quello che la guerra ha distrutto. Ma neanche non c'è giustizia senza perdono. E il perdono, qualche volta ho l'impressione che noi scambiamo il perdono come dimenticanza, come rendere tutto uguale, mentre il perdono affronta e risolve le cause. Forse finisco l'ultima cosa, qui siamo anche legati attraverso Celestino anche tutta una memoria francescana, e il famoso colloquio con il lupo non è che Francesco ci è andato quando ha avuto la garanzia che il lupo era diventato un cagnone tranquillo, che stava buono, eccetera. È andato quando faceva il lupo, per forza. E la grandezza del tifare per la pace, come abbiamo detto prima. E poi Paolo ha usato un termine che sento importantissimo, largamente non vero per me, che è quello della gentilezza. Io penso che in termini evangelici uno potrebbe dire anche la mitezza, che se tu c'hai quello disarmi, è uno dei primi punti di partenza, io credo anche, no? Quello della gentilezza, come il modo con cui si può disarmare e capire, comprendere, che guardate che non vuol dire convenevoli, che non vuol dire un galateo vuoto, ma che vuol dire anzi costringere a diventare interlocutori, costringere ad andare a fondo, costringere a prendersi delle responsabilità, no? Ma uscendo dalla logica dello scontro. E quindi San Francesco andò dal lupo chiamandolo fratello, perché lo era, anche se era nemico, ma lo aiuta proprio per questo a ricostruire, a liberarsi dell'inimicizia. E una cosa che mi ha sempre colpito, ripetuto diverse volte, perché il genio di Francesco, di San Francesco, è capire le cause e risolvere le cause. Questa è la pace, è risolvere le cause, e quindi con il diritto, ma risolvere le cause, non far finta, perché altrimenti è chiaro che la guerra continua. No? E San Francesco al lupo gli dice: io lo so perché tu l'hai fatto, non glielo fa dire. È la conoscenza, è la comprensione, quello che la storia, per cui io lo so perché tu l'hai fatto perché avevi fame. E dice: se io ti tolgo la causa, se io ti do da mangiare, tu fai la pace con Gubbio? Ed è questo il genio di ricostruire quello che l'inimicizia, la violenza, e quindi poi da questo la guerra genera, no? E per cui appunto entra Gubbio con il lupo, e
ed è paradossale, ed è davvero appunto il pieno perdono, la riconciliazione che affida il lupo agli abitanti di Gubbio. È vincere la vendetta, è vincere l'odio, è vincere la divisione, è vincere la causa della violenza, per cui è sempre colpito nella lettura delle storie francescane che il lupo muore dopo 2 anni. Oh, e tutto Gubbio era dispiaciutissimo, perché l'avevano conosciuto, perché aveva vinto la pace, perché avevano tolto e gli davano loro da mangiare, no? Ecco, io credo che questo significhi davvero essere artigiani di pace, e tutti quanti noi un pezzo di quello, come gli abitanti di Gubbio, forse possiamo farlo perché il lupo ridiventi quello che dovrebbe essere, il lupo e l'agnello che vivono insieme, l'immagine della pace. Io adesso provo a tradurre le cose che il Cardinale Zuppi ci ha appena raccontato, ci ha appena detto, nel linguaggio della storia. Noi siamo consapevoli che la storia, se noi siamo diventati popoli pacifici, è solo perché abbiamo conosciuto le guerre. Non sto parlando solo delle guerre del Novecento, parlo delle guerre di religione che hanno, anzi, veniamo da secoli di guerre che sembravano non finire mai. Se voi aprite un qualsiasi manuale di storia trovate la guerra dei 100 anni nel 300, che poi di anni ne durò 116 ed era un misto, la guerra dei 30 anni. Cioè, noi abbiamo nel passato le guerre, e qual è il momento in cui si conquista la vera pace? Perché quando c'è una guerra di 116 anni, una guerra di 30 anni, è ovvio che ci sono delle paci intermedie, tant'è vero che anche oggi gli storici considerano la prima e la seconda guerra mondiale una cosa solo interrotta da una pace non autentica, e quindi una guerra di 30 anni. Abbiamo vissuto una guerra di 30 anni anche nel Novecento, dal 14 al 45, anzi 31 anni. Qual è l'interruzione vera e definitiva della guerra? Qual è la vera pace? E che cos'è connesso al concetto di giustizia e di perdono? Capire che voi, noi, dobbiamo tutti tenerci le nostre opinioni, che sono opinioni ormai radicate perché purtroppo le guerre stanno durando da lungo tempo, ma capire che ci sono delle ragioni della nostra parte e delle torti della nostra parte, quella per cui tifiamo. E ci sono dei torti della parte avversa, quelli che conosciamo, ma ci sono delle ragioni della parte avversa. Riuscire a capire che, e che sono veri, e che alla fine dobbiamo immaginarci la pace non come un momento in cui i vincitori schiacciano i vinti, ma la vera pace nasce quando i vincitori hanno la forza di capire quella parte di ragione che hanno gli sconfitti, che hanno i vinti, e i vinti di riuscire a entrare nello spirito del motivo per cui hanno perso, e capire che la parte che li ha sconfitti aveva delle ragioni. Quando si mescolano insieme ragioni e torti, e non è un esercizio, per esempio noi abbiamo avuto un modo di celebrare e onorare la Seconda Guerra Mondiale, non sbagliato, per carità, sono ben lieto che la Seconda Guerra Mondiale sia conclusa nel modo in cui si è conclusa, però ancora oggi portiamo un piccolo grano di avvelenamento degli animi, pensando, non riconoscendo mai che gli sconfitti della Seconda Guerra Mondiale in alcune cose potessero avere ragione, o comunque quantomeno che i vincitori della Seconda Guerra Mondiale potessero avere dei torti. Secondo me solo quando si inizia, ed è quello il senso del perdono, il perdono pieno, è il perdono in cui tu riconosci le ragioni del lupo, per usare la metafora che ha usato il Cardinale Zuppo, la metafora francescana. Quindi
un pomeriggio come questo non è inutile, perché se voi vi convincete di questo e accompagnate al tifo, essendo una platea vasta, ognuno di voi avrete anche opinioni diverse, ma alle ragioni che voi credete che abbiano ragione, cominciate a ragionare anche sui torti della vostra parte. Dedicate un minuto di tempo ai torti della vostra parte, nostra, parlo a voi, ma parlo anche a me stesso, e alle ragioni della parte avversa. In quel momento nel vostro animo avete messo uno di quei mattoni, ed è, se cominciassimo a farlo dappertutto, in tutto il mondo, la pace sarebbe molto più vicina. Guardate, può essere che le guerre durino, anzi oggi come oggi dovremmo dire non ci sono cenni se non di tregua per la guerra, ma io ho la sensazione che questa elaborazione invece stia facendo strada nel mondo. Ripeto il merito, ve lo ridico ancora una volta, perché abbiamo qui un protagonista, una persona che un giorno scriverà la sua memoria, racconterà quello che è successo. Questo è un uomo di pace, ma è un uomo di pace che ha stretto mani insanguinate. Ripeto la cosa che ho detto prima, e chi stringe le mani insanguinate è l'unico uomo che fa davvero qualcosa per la pace. Grazie ancora di essere qui con noi, grazie per tutto quello che hai fatto in questi anni, e un grazie personale per avermi fatto cambiare idea. Io tutte le volte che cambio idea su qualcosa sono ben contento, perché odio andare a letto con le stesse idee che avevo la mattina. Se le ho cambiate di un millimetro, ma così deve fare lo storico, deve capire meglio e cambiare. Sono pochi gli uomini che riescono con la loro attività, in genere sono dei documenti storici che mi fanno cambiare idea. Questo è un uomo che mi ha fatto cambiare idea. Grazie ancora. Ma invece dimostra la grande intelligenza, perché c'era qualcuno che diceva che soltanto gli stupidi non cambiano mai idea, quindi penso effettivamente, no, io invece, anche perché il dubbio vero ce l'abbiamo sempre, vale la pena, e non è che in questa sapiente descrizione che Paolo ci ha fatto, tolte le ragioni poi si mischiano, il dubbio, ma vale la pena, è giusto farlo, non è meglio aspettare, è chiaro che è sempre una domanda che tutti quanti noi ci portiamo anche quando iniziamo qualcosa, che poi credo che la spinta che ha portato Papa Francesco ad avviare questa missione, che poi appunto non è un piano, è direi cercare tutti i modi per spingere nella direzione giusta e non accettare la guerra, e dire non rassegnarsi anche, e non accettare l'impossibilità. Bisogna cercarla comunque, ecco, è chiaro che noi dobbiamo cercare la pace quando non c'è, e dobbiamo cercare e credere nella luce quando c'è il buio. C'era un arabo che raccontava di uno che aveva perso la chiave, ma è una storia che in molte tradizioni, è uno che cercava, si era messo dove c'era la luce, si era messo a cercare la chiave, e quello gli dice: scusami, ma hai perso, che cosa hai perso, la chiave? Ma l'hai persa qui? No. E ma perché la cerchi qui? Ma qui c'è la luce. Qualche volta facciamo così anche noi, no? Che c'è la luce, la cerchiamo lì, ma dobbiamo affrontare il buio e la fatica anche di cercare questa benedetta chiave della pace, che non ce l'ha mai uno solo. Sono tanti, io credo, che possono arrivare a trovare, e quello forse è la cosa più delicata, in cui la comprensione delle posizioni, della storia, ecco, ci può aiutare, deve aiutarci, non per guardare soltanto indietro,
direi anzi proprio per guardare avanti, ma con consapevolezza, con conoscenza, no? Altrimenti c'è sempre il rischio di pensare che si ricomincia da me. No, non è mai così. Ho paura che è proprio vero che senza memoria rischiamo di rivivere quello che, di permettere che quello che si è vissuto possa di nuovo presentarsi. Siamo condannati a ripeterlo, è un'affermazione così che ha molta sapienza, ecco. Poi ultime cose sulle considerazioni di Paolo. Quella che tra la prima e la seconda guerra mondiale effettivamente è stato un periodo che, come dire, così, a parte brevissimo in realtà, e per certi versi una tregua, no? Ecco. Proprio per questo, dopo la seconda guerra mondiale, la scelta, diciamo, di tanti uomini di governo, in particolare di quelli europei, ma non solo, di tanti uomini di governo, era che la pace non potesse essere un'altra tregua, ma bisognava fondare dei meccanismi che garantissero la pace, cioè che garantissero la risoluzione dei conflitti. Perché è chiaro che i conflitti ci sono, ci saranno, accompagnano la vicenda umana, ma non è detto che per risolvere i conflitti bisogna per forza fare la guerra. Anzi, proprio perché abbiamo capito, abbiamo visto la forza distruttiva della guerra, con consapevolezza dice dobbiamo trovare altri strumenti. Da cui il multilateralismo, da cui delle sovranità, perdere sovranità per una sovranità, un'istituzione, una struttura che sia in grado di risolvere, di comporre i conflitti, che era per certi versi soprattutto la grande intuizione delle Nazioni Unite, la differenza anche con quella che doveva essere soltanto in fondo tra la prima e la seconda guerra, la società delle nazioni e via dicendo, una vera struttura che potesse essere il luogo deputato per, no? Ecco, per questo io credo che noi stiamo dilapidando un patrimonio straordinario, perché se di nuovo la pace diventa una tregua è davvero pericolosissimo, e quel ripudio della guerra chiedeva appunto lo sforzo per degli strumenti in grado di, e su questo non abbiamo perso anni importantissimi, e non so se è riformabile, se bisogna trovare degli altri strumenti, ma certamente non dobbiamo perdere la consapevolezza che la terza, che avevano tantissimo, questo Paolo credo che ha tanti riferimenti, che la terza guerra mondiale sarebbe stata l'ultima, proprio per la forza distruttiva enormemente cresciuta già in questi 80 anni, esponenzialmente è cresciuta, quindi la forza distruttiva che non possiamo pensare la paura, l'equilibrio della paura sia sufficiente, non dobbiamo mai pensare soltanto questo. Poi c'è, sì, perché è chiaro che se c'è un uso del nucleare è chiaro che sto molto attento, ma una scintilla, un meccanismo che nessuno poi più controlla, succede così, no? E quindi un'ultima cosa sulle ragioni e torti, ha molta ragione a mio parere Paolo nella libertà anche di riconoscere le ragioni dell'altro per aiutare a trovare la soluzione, per imparare non a pensare tutti alla stessa cosa, ma per imparare a vivere insieme. Quando le ragioni dell'altro diventano anche un po' le mie, beh, è chiaro che c'è una possibilità di vivere insieme, di una vera riconciliazione, no? Ecco. E questo quando Paolo tu parlavi, mi ha fatto venire in mente quando noi siamo stati con la diocesi di Bologna, con tanti altri anche degli italiani, a Gerusalemme. Perché?
non potevamo far nulla, ma soltanto a dire vi siamo vicini. Non vinciamo la paura, perché molti avevano sconsigliato, guarda, Gerusalemme può essere un rischio, eccetera, ma e ci ha colpito tantissimo come tutte le parti hanno detto quanto è stato importante comunque che li abbiamo ascoltati, che abbiamo, ecco, una delle persone che ci ha più colpito tantissimo, e ho mantenuto un legame con via WhatsApp, è la mamma di uno degli ostaggi che Hamas, in quel sciagurato, e dobbiamo condannarlo con tutta la chiarezza, 7 ottobre, senza nessuna ambiguità. Questo tra i tanti, purtroppo, e davvero dobbiamo sempre sperare e chiedere che la liberazione, c'era questo un ragazzo, Hersh, e andando a Gerusalemme abbiamo incontrato alcuni genitori di questi ostaggi, in particolare questa Rachel. Hersh, che ci ha raccontato chi era Hersh, andava con qui un numero che cambiava ogni giorno, cioè lo aggiornava, erano quanti giorni erano passati dal 7 ottobre, no? Come un conto, partendo da lì e sperando poi di poter. Purtroppo Hersh è stato uno di quei sei o sette ostaggi che sono stati uccisi un mese e mezzo fa. Ma la cosa che ci ha colpito tantissimo di Rachel, allora aveva speranza ovviamente che suo figlio tornasse, era una cosa che ha detto prima Paolo. Cioè, lei ha detto: io non voglio che il mio dolore provochi altro dolore. E poi ha detto: non c'è una classifica dei dolori. E sostanzialmente il suo sforzo era quello di capire anche il dolore degli altri. Io penso che questa è davvero la premessa della pace. La grande capacità di difendere le proprie ragioni, attenzione, non è il discorso di Paolo, non è irenismo, non è, diciamo così, a ribasso, non è, insomma, mettiamoci d'accordo, o si direbbero i francesi la brasson nu, noi diremmo tra luce e vino in maniera un po' più così sostantiva, no? No, è uno sforzo anche che richiede anche una certa fatica, perché capire i propri torti, per esempio, non è mai facile. Poi le ragioni tante volte giustificano tutto, poi si ha paura che ammettere i propri torti significhi per certi versi indebolire le proprie ragioni. Questo lo facciamo sia in termini personali sia in termini di paesi. Al contrario, ammettere i propri torti rafforza le nostre ragioni e le rende ancora più mature, come capire le ragioni degli altri e anche il dolore degli altri. Per questo veramente credo che la scelta, l'atteggiamento di questa donna piccola, Rachel, molto 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 minuta, fortissima, e che continua ad essere una grande testimonianza di guardare al futuro, perché non c'è classifica nel dolore, il vero problema è difendere le proprie ragioni, ma imparando a capire le ragioni degli altri per imparare a vivere insieme. Grazie, permettetemi di dire una parola, poi voi concluderete come credete. Io nei prossimi mesi continuerò a discutere di storia pubblicamente con l'amico Marinelli, ormai lo facciamo da anni, però la vera festa della pace la faremo con la giostra, perché non esiste nessuna cerimonia fatta per mimare la guerra e dichiararsi in pace. Quella è una grande festa di pace, la giostra. Io non l'ho mai vista, e la voglio vedere la prima volta in un contesto di pace, esserci. E con te parlerò di storia, ne parleremo, faremo più volte, ma il giorno della pace io lo voglio celebrare, che chiedo a Greta Salve, che continua a organizzare questi incontri
di farlo con sollecitudine, io quel giorno voglio essere la giostra, permettetemi, grazie a voi e grazie a Sulmona. Alla luce di questa dichiarazione di Paolo Mieli, volevo fare io una domanda ad entrambi, se mi consentite, perché in questo senso la provincia dell'Aquila e diciamo l'Abruzzo sta vivendo una congiuntura del tutto eccezionale. Abbiamo il giubileo alle porte, questi 39 milioni di pellegrini che si calcola possano arrivare a Roma, soprattutto nella seconda metà del 2025, avendo noi questo eroe della pace che è stato Celestino V, che ha inventato il primo giubileo della storia con la bolla del perdono. Peraltro il cardinale Zuppi è stato all'Aquila ad aprire la Porta Santa nel 2020 e ha usato delle sperticate lodi nei confronti della figura di Papa Celestino V. Lo ha fatto anche dopo, quando Papa Francesco lo ha riconosciuto come uomo del sì e non uomo del no, libero dalle logiche di una chiesa mondana, così ha detto Papa Francesco, e che erroneamente ci si riferisce a lui come colui che per viltade, per vigliaccheria fece il gran rifiuto. Quindi giubileo alle porte, 2026 l'Aquila sarà il capoluogo di provincia, sarà capitale italiana della cultura. Nel 2026 c'è l'ottocentenario della morte di San Francesco, che sarà un evento planetario di questo nostro, del patrono d'Europa, peraltro, no? Quindi, ecco, volevo chiedervi, alla luce di questa nostra congiuntura, quindi avremo la presenza del cardinale Mieli alla giostra cavalleresca, quindi avremo una presenza importante, no? Beh, ormai è stato promosso, posso usare il titolo. Ecco, allora volevo chiedere a entrambi, a mo' di consiglio, perché voi avete una prospettiva mondiale, quella che è la vostra, l'osservatorio è mondiale, che cosa dovremmo fare per cercare di non perdere questo treno, che per questi nostri territori, per queste nostre aree interne, è un treno decisivo, quello che sta passando in questo momento, e che la Fondazione, nel suo piccolo e nel suo grande, perché è l'unico ente che in questa nostra provincia e in questa nostra nella provincia è sicuramente l'unico che cerca di stimolare anche una riflessione. Ecco, che cosa secondo voi potremmo fare dai rispettivi osservatori che avete per cercare di non perdere questo treno? Avete, guarda, diciamo, la voglia di darci un consiglio? Ti rispondo io direttamente. Non crediate che in altre parti d'Italia si faccia quello che state facendo voi. Per cui il consiglio che ti do è molto semplice: continuate a fare quello che state facendo, perché voi siete unici in questo anno a fare cose del genere. Una, due, tre, quattro volte. Non perdetevi d'animo, la sera quando accendete il televisore vedete immagini di guerra, vinceremo noi, vincerà la pace, vincerà il cardinal Zuppi, ce la faremo, quindi, e lo vedremo tutti, e soprattutto lo vedranno i vostri figli, i vostri nipoti, ma fate i sulmonesi, questa è la mia, cioè continuate a fare quello che avete fatto quest'anno. Ed è già abbastanza, perché siete unici. Casomai insegnate ad altre città d'Italia a fare quello che fate voi. Ecco, questo, andate come ambasciatori nel mondo e dite: noi, sapete, il pomeriggio, invece di andare un giorno di festa, invece di andarci a divertire, andiamo ad ascoltare in massa discorsi che normalmente non si fanno. Se lo facessimo dappertutto, in tutta Italia, e soprattutto nelle zone discorsi, poi io, insomma, avrete capito, ammiro la profondità e lo spessore del cardinale Zuppi, non sono discorsi qualsiasi, sono discorsi impegnativi, non c'è bisogno di fare qualcosa di più, basta che continuate, che non disarmiate, non diciate vabbè, basta, non ne posso più. Bravi, grazie. Dopo il cardinale, no, diventa difficile. Il collega, no, devo dire che casomai è soltanto una sottolineatura di dire, qualche volta uno pensa, per pigrizia, anche per ignoranza, per chiusura, perché poi si
pensi, si mette nel proprio territorio e pensa che il mondo sta lì dentro e tutto è... Mentre invece le cosiddette aree interne, come avete detto, in realtà non sono quelle che sembrano così destinate a scivolare tutte nelle aree esterne, diciamo così, no? Nella città. Io penso di no. Sono le radici più profonde, più vere, in cui c'è anche tanto contenuto, in cui c'è tanta cultura nel senso più vero, più profondo del termine, che anche non soltanto anche gli strumenti, la storia, per oggi l'abbiamo messa in mezzo tante volte giustamente, ma quella cultura che è un modo di vivere, di capire, di interpretare, di relazionarsi, di accogliere, di comprensione, per usare sempre il termine di prima di Paolo, di gentilezza, ma non appunto di manierismo, di capacità di stare al mondo e di capire che anche l'altro sta al mondo come te e di trovare quel legame profondo che deve unirci, no? Beh, è vero che qui ce n'è tanta, non c'è dubbio. Qui c'è tanta di questa cultura e la capacità di metterla in relazione, per cui piccolo e grande, piccolo e universale, non sono opposti. Se è solo universale, no, uno si perde, diventa come gli aeroporti tutti uguali, diventa tutto, no? Ma se è soltanto piccolo, si chiude. Ecco, io quello che ha detto Paolo, a maggior ragione, è anche il mio augurio che sappiate essere sempre con tante radici, ma anche con uno sguardo così universale e così pieno di cultura. Allora, noi non ci arrendiamo, Paolo Mieli. Continueremo questa nostra battaglia, lo faremo a metà novembre, il 16 e 17 novembre, in onore a quel grande scrittore abruzzese che è Ignazio Silone, nel territorio della Marsica, che giustamente la Fondazione ha collegato in un unico discorso provinciale, lì dove, nell'avventura di un povero cristiano, il Celestino di Silone si rifiuta di benedire gli eserciti. Dice: io dovrei benedire gli eserciti in nome della Vergine. La Vergine vuole la pace, non vuole la guerra. E quindi fa questo oltraggio in quel momento e dice: no, le armi le ha inventate il diavolo, parlatene con lui, non con me, che è straordinario, detto da quel grande socialista senza partito e cristiano senza chiesa che è stato Ignazio Silone. Concludiamo con due omaggi molto significativi, sono qui dietro le quinte, il presidente della giostra cavalleresca, eccolo qui Antolini, che regala ai due cardinali il libro sulla giostra cavalleresca, eccolo qui, eccolo, grazie, la presidente Ciurlia e il dottor Fagagnini, che hanno curato la mostra che avete visto dell'Associazione Fotografica Sulmonese, regalano, prego, la foto di rito, prego, con il presidente della giostra che è stata protagonista in questa serata, e attraverso questi meravigliosi bambini ci sono due gigantografie della mostra, una per Paolo Mieli e una per il cardinale Zuppi. Al cardinale Zuppi il suo Papa Francesco, al Paolo Mieli, Papa Ratzinger in piazza Garibaldi davanti alle spoglie di Celestino V. Prego. C'è ovviamente l'omaggio, approfittiamo, del comune di Sulmona, del mallevatore del cardinale Paolo Mieli, il sindaco Gianfranco Di Piero, che consegna l'omaggio, peraltro penso, intravedo, con i famosi i confetti Pelino di cui il cardinale Zuppi aveva parlato nel collegamento che abbiamo avuto online il 31 luglio. Prego, sindaco. Mettiti di più qua. Non abbiamo dimenticato, cardinale Zuppi. Come ha detto il presidente da ieri, grazie Sulmona, questa risposta è la migliore
veramente in assoluto a questo sforzo che abbiamo fatto e a questa presenza eccezionale qui oggi sul Mona, capitale internazionale della pace. Grazie.